Signor Sindaco, signor Presidente della Regione, cari Ministri, autorità tutte, Roberto, Mario, Rettori, amici e amici del Human Technopole. Tre... Vedo che siamo felicissimi del tecnopolo umano. Se abbassiamo le luci a un livello più umano, diciamo no. Vabbè, no, no, infatti volevo appunto vedere se... volevo aprire un referendum su questo, Lombardo Vabbè, eh, ieri è uscita una notizia abbastanza strana che a me è piaciuta moltissimo, eh, ce l'ha raccontata l'Accademia della Crusca. Un bambino di 8 anni di Ferrara ha scritto insieme alla sua maestra, alla sua insegnante, e dobbiamo dire brava alla sua insegnante, oltre a quel bambino, una lettera all'Accademia della Crusca. Ovviamente l'idea di scrivere all'Accademia della Crusca immagino sia venuta all'insegnante. Ma quel bambino aveva scritto una parola, aveva coniato una parola, la parola petaloso, che l'Accademia della Crusca, dopo una lunga discussione tra i propri grandi esperti, ha ritenuto essere una parola che deve entrare nel vocabolario italiano. E allora quella parola, ieri i social della Crusca, e anche questo la dice lunga, eh, i social network della Crusca hanno rilanciato la notizia e la parola petaloso è entrata dentro il eh, grande vocabolario della lingua italiana coniata da un bambino di otto anni. Beh, questo progetto è un progetto petaloso. Questo, questo progetto è un progetto che ha più di un eh, ambito di azione, è un progetto che davvero possiamo definire con questa espressione. Tre mesi fa, quando siamo partiti. C'era anche qualche ma, qualche beh, qualche bo, anche qualche bu. Non dico che li abbiamo eliminati tutti, anche perché sarà il tempo a verificare il, la qualità del percorso che eh, egregiamente Roberto ha disegnato qualche istante fa. Ma devo dire che vorrei innanzitutto cominciare dalla gratitudine per coloro i quali, allora dissero Beh, Ba Ma bu e che oggi dicono ci stiamo, ci stiamo per fare che cosa? Ci stiamo per fare un grande progetto nell'area Expo. Certo, noi abbiamo il trionfo dell'Expo alle spalle, vogliamo dare un futuro a quella scommessa. Ma ci stiamo anche e soprattutto in questo progetto così ampio e variegato per dire che l'Italia vuole il meglio. La sintesi finale è che l'Italia vuole il meglio, punto vuole il meglio perché merita il meglio e perché è in grado di avere il meglio. Naturalmente è una sfida complicata, difficile, il mondo non è che sta a guardare, naturalmente ci sarà da competere a livello globale, naturalmente ci sarà da concretizzare nel più stretto arco di tempo immaginabile tutti le slide che abbiamo visto. Ma quello che sta accadendo in questo paese finalmente dopo anni in cui abbiamo Rivisto al ribasso ogni nostra ambizione, è che la potenzialità, la possibilità di avere il meglio per noi e per i nostri figli finalmente è messa in cantiere. Non c'è più come in passato l'idea, vabbè, lo scetticismo prevale, la sfiducia alla meglio, la rassegnazione continua a dominare. Non c'è più questo. Quando uno lancia un progetto sfidante, alto, ambizioso. Vediamo che siamo nelle condizioni di poterlo realizzare. Per farlo però, voglio essere molto chiaro, c'è bisogno dello sforzo di tutti, da parte del governo innanzitutto. Quello che Cingolani ha cercato di dirci eh, a noi del governo è che vorrebbe sapere qual è la data del T0. E io sono qui per rispondergli perché se tre mesi fa eravamo ospiti del piccolo teatro e di nuovo la mia gratitudine... Non ripeterò le parole che dissi allora, ma il sentimento di emozione e di gratitudine è lo stesso. Se tre mesi fa, ospiti del piccolo teatro, ci eravamo presi l'impegno di presentare a stretto giro il progetto, beh, adesso credo che dobbiamo prendere il compasso, puntarlo per i prossimi tre mesi, oggi siamo alla fine di febbraio, entro la fine di maggio, e vederci non più qui, non perché al piccolo si stia male, anzi, ma perché credo che la prossima volta l'incontro, caro Roberto, vada fatto nell'area Expo e quindi di conseguenza per noi quello è il T0 i primi denari di finanziamento che avevo annunciato una settimana dopo il nostro annuncio sono entrati in legge, in un decreto legge i primi 150 milioni la stabilità decennale di quello parlammo per dare un segnale di, di ehm, stabilità nel tempo è pronta, noi siamo pronti a renderla legge e testo, quindi non abbiamo nessun tipo di difficoltà in questo senso. La presenza qui accanto al ministro Martina, a cui va la mia gratitudine del ministro Giannini eh, significa eh, valorizzare con grande forza che tutta la comunità accademica universitaria della ricerca italiana si sente parte di questo progetto, poi nelle forme e nelle modalità che vedremo. Non più tardi di qualche giorno fa eravamo proprio insieme a Stefania nel festeggiare i due anni di governo al Gran Sasso, ai laboratori del Gran Sasso, all'INFN. So che poi il professor Ferroni ha parlato con Cingolani. Per dire uno dei grandi istituti, io sono assolutamente certo che dal Gran Sasso prima o poi estrarremo un Nobel. Ma quello che deve essere chiaro è che il progetto dell'Human Technopol deve vedere tutte le grandi realtà, i grandi centri d'eccellenza connessi e in, assolutamente decisi a raggiungere l'obiettivo e da questo punto di vista evidenzio con forza come sia importante il riferimento fatto al CNR, al suo nuovo presidente e a tutta la struttura che lo guiderà. Dunque, poche chiacchiere. Tre mesi fa era un sogno, oggi è un progetto, tra tre mesi deve essere un cantiere. Io avverto grande domanda. Eravamo con Rasetti qualche giorno fa, eh, lo avete anche visto nelle slide che sono state evidenziate. Per, dico un nome, ma potrei citarne tante altre delle grandi aziende private che abbiamo incontrato. Con IBM Mondo abbiamo discusso e c'è una forte richiesta da parte loro di far parte di questo progetto e noi siamo ben felici di eh, verificare se da qui alla fine del mese di marzo riusciremo a chiudere il protocollo d'intesa per eh, poter coinvolgerli in questa grande partita. E vale per altri leader, la volta scorsa avevo appena incontrato il CEO di Apple, proprio qui l'abbiamo rivisto, Tim Cook, e anche da parte dei grandi player mondiali c'è una richiesta di far parte della sfida, ma la linea di fondo deve essere semplice, qui vogliamo il meglio, qui non ci accontentiamo niente di meno che del meglio. Lo facciamo a Milano, lo facciamo a Milano perché questa città è nelle condizioni, lo abbiamo detto, di guidare il cambiamento in Italia vorrei dire che non è soltanto nelle condizioni ha la responsabilità morale di guidare il cambiamento in Italia e sotto questo profilo il governo si sente impegnato parte di una sfida comune delle istituzioni in questa direzione non abbiamo perso un passaggio fino a questo momento e non intendiamo perderlo nei prossimi giorni e nei prossimi mesi la condizione però è che si abbia il coraggio di alzare l'asticella delle ambizioni. Se siamo il secondo paese per longevità al mondo dopo il Giappone, vogliamo essere il primo, anche perché si è detto con il massimo rispetto da noi si vive meglio, quello che ci deve caratterizzare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi è una fame senza fine di progetto credibile, concreto, costruttivo e contemporaneamente di un progetto che sia nelle condizioni non necessariamente di far riportare i cervelli a casa. Perché se c'è una cosa che secondo me è un valore, è naturalmente un cervello che torna a casa, ma è altrettanto un valore un cervello che se ne va. Perché l'idea che la globalizzazione debba vedere le frontiere alla ricerca, al sapere e all'innovazione, è un'idea che ha segnato per vent'anni un fallimento dell'Italia. Non è detto che chi se ne vada faccia male e non è detto che sia un errore raccontare sempre e comunque l'Italia come il posto da cui la gente se ne va. Perché le nostre istituzioni, i nostri centri di ricerca sono pieni di talenti che vengono dal mondo intero. E se nel team che ha scoperto le onde gravitazionali la parte più rilevante accanto ai due laboratori americani viene da, 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 da Cascina, Fatelo dire da un fiorentino che parla bene dei pisani, per una volta. È evidente che c'è una qualità diffusa dei nostri, delle nostre istituzioni, dei nostri centri di ricerca, che va semplicemente messa a fattor comune. Però c'è bisogno, e su questo vado rapidissimamente a chiudere, anche di un racconto diverso di quello che noi siamo. Eh, il governo è spesso accusato di essere eh, impegnato in un'opera di diffusione di ottimismo che per alcuni assume i contorni della propaganda. Mai frase è stata così infelice e falsa. Il punto vero è che l'Italia è un paese che ha delle risorse straordinarie e che ama compiacersi in un racconto totalmente negativo di ciò che noi siamo, valorizzando sempre e comunque ciò che ci manca. Vorrei essere chiaro. Se la valorizzazione di ciò che noi siamo diventa inno per rimanere statici, strumento per non cambiare, argomento per perdere la voglia di futuro, beh allora io credo che questo sia un errore. Ma se la consapevolezza di ciò che siamo è lo strumento per potersi finalmente togliere di dosso, le energie negative, la polvere, le tossine di una politica sempre polemica e poter finalmente rimettersi in moto e guardare a quello che ci attende da qui ai prossimi anni, beh, vi rendete conto che il progetto che avete visto prima è un grande progetto. È un progetto che può diventare paradossalmente il progetto più intrigante dei prossimi anni in Europa. È il progetto che può diventare lo strumento per il quale diamo un messaggio ai nostri connazionali italiani e ai nostri concittadini europei. E cioè diamo il messaggio che il futuro che ci aspetta non è un futuro fatto di vincoli, parametri, regoline, è un futuro fatto di valori, di ideali, di strumenti di innovazione. L'Europa o è questo o smette di essere qualcosa. L'Europa o è la capacità di tenere insieme la curiosità, l'innovazione e il futuro o non è più. Allora questa è la sfida, la sfida è esattamente questa, per me Human Technopole ha i soldi, perché sono pronti, ha le autorizzazioni, credo sia nelle prossime ore la conclusione del complicato ITER di ingresso nelle varie compagini azionarie, ha i talenti e le energie migliori, ha gli strumenti per poter ottenere semplicemente il meglio, niente di meno che il meglio, ha una città che è per vocazione. La città che può accogliere il meglio. E da una grande fame da parte dei cittadini che in questo progetto credono, non perché magari conoscono nel dettaglio la genomica, io mi perdo alla settima slide tra eh, le, 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 le varie differenziazioni che ci sono e che Roberto, con pazienza, tenta di illustrarmi, o eh, perdo la testa quando mi spiegano i big data. Eh, ho capito di quando insomma, magari ci dicono anche i risultati delle prossime elezioni, eh, ma questo è meglio non saperlo prima in generale. Diciamo. Però il punto vero è che questo progetto è bello, perché è un progetto che è nelle condizioni di dire all'Italia, dai, facciamola finita con questo atteggiamento remissivo. E con questo atteggiamento rinunciatario, rimettiamoci a fare quello per il quale siamo famosi nel mondo. Io in quest'ultima settimana sto girando perché abbiamo preso l'impegno di uscire un po' di di più dai palazzi romani e stare un po' più a spasso per l'Italia. Vi dico soltanto la mia agenda, che può entrare nel vostro eh, chi se ne frega show, ma che è la dimostrazione di che cos'è questo paese. Siamo andati ne, sotto nei laboratori del Gran Salso e abbiamo visto non soltanto mille ricercatori. 70% stranieri, ma abbiamo visto delle scoperte che potranno far parlare di sé per i prossimi 20 anni, come avrebbe detto, come ci ha educato a fare la citazione che Maurizio ha fatto del, di Umberto Eco. Siamo stati in una piccola fabbrica la, nel pomeriggio stesso, un'azienda creata da un fabbro di Chieti, che oggi ha 450 dipendenti fa il 99% di business di fatturato all'estero. Siamo stati questa mattina a Lodi. In un'azienda familiare che credo sia al 41esimo anno di attività, che ha messo la prima pietra di un nuovo stabilimento, che ha assunto lo scorso anno, anche grazie al Jobs Act, 180 persone e che continua ad essere una delle aziende leader in Europa e nel mondo nel settore dei cosmetici. Siamo poi arrivati a Milano e abbiamo dato il via alla Fashion Week con alcuni tra i più grandi nomi. Della moda italiana, i più grandi nomi della moda italiana e i talenti giovani, che sono quelli che potranno raccogliere questo testimone e dimostrare che questo non è un settore soltanto per addetti ai lavori, ma è un pezzo dell'economia vitale. Ed oggi siamo qui insieme a voi. Se smettiamo di piangerci addosso, l'Italia torna a fare quello che sa fare. Human Technopol, dunque, è un progetto concreto, richiede degli impegni, ci sono. Vi dice che noi siamo pronti ad andare avanti, a portarvi ovunque, nei nostri viaggi, nelle nostre missioni, ma è anche uno straordinario stimolo, perché Milano guidi il cambiamento in Italia e perché l'Italia torni a fare ciò che, di cui è capace, vale a dire essere leader e non soltanto essere uno dei tanti, essere capace di indicare una strada all'Europa e non soltanto di essere impelagata in discussioni, e che educa anche la politica, a dire che nei prossimi due anni, da qui alle elezioni, discutiamo, poi ci sono le elezioni locali, ci sono tutte queste discutiamo sempre di tutto e di tutti, ma sui grandi progetti del sistema paese tutti insieme, avanti tutti perché questa è davvero l'occasione per poter restituire al nostro paese l'energia, il coraggio e l'entusiasmo che merita. Grazie, buon lavoro. Ci vediamo entro maggio nell'area Expo Arro.